la nuova iniziativa che riguarda la bigliettazione elettronica tramite il sistema MyCicero. Per la spiegazione abbiamo visto anche il filmato, lo rivediamo? Sì. Così attraverso il filmato si comprende un po' meglio sia le motivazioni, diciamo, che ci hanno portato un po' alla scelta di una bigliettazione di questo tipo, che sono quelle, come è comprensibile, di avere un sistema che non ci faccia perdere del tempo, non ci mette in difficoltà nell'acquistare un biglietto che, facendo la fila nell'acquistarlo o non trovando il tabaccaio a disposizione, non ci consente di prendere il mezzo nel tempo e al posto che vogliamo. Quindi attraverso questo sistema, ecco, da qui lo comprendiamo meglio. Quindi vediamo un attimo insieme il filmato. Come si acquista e anche come le modalità di pagamento. Il consiglio che do è sempre quello di registrarsi in maniera tale da che questa fase di registrazione su MyCicero, che è quella forse che richiede più tempo, venga fatta ovviamente non in prossimità della fermata, perché magari poi alla fine non si arriva in tempo. Quindi di prepararsi prima, si fa una volta soltanto all'inizio e poi non è più necessaria. Tutti noi abbiamo un telefono, no? Ormai lo smartphone è diffuso nei cittadini e poi in particolare nei giovani. Sì, la prima operazione che va fatta è quella di andare caricare l'app, no? Sul telefonino. E questa operazione dipende dalla tipologia di telefono che non ha, no? Io ho un iPhone e quindi ho caricato l'app di MyCicero andando su Apple Store. Una volta caricato, si tratta di scegliere qual è il modo di pagamento.
uno può pagare attraverso una carta di credito oppure può attivare un credito sull'applicativo. Il caricamento del credito lo si può fare, vediamo qua, con varie forme. Quello più diffuso è attraverso i punti SISA sostanzialmente. Allora, una volta che mette un credito, insomma, mette 10 euro, lo carica su questo applicativo, sul telefonino, e lo mette lì, è come se un salvadanaio, appunto, come se fosse un portafoglio, ha questo valore. Fatta questa prima operazione, no, di caricamento dell'app, allora si tratta poi di andare a utilizzare, di andare a bordo dei mezzi. Allora, qui si tratta di scegliere se uno vuole un biglietto, se vuole un biglietto a tempo o se è un biglietto a corsa semplice. Cioè, che vuol dire? Biglietto a tempo vale, prendiamo il caso del biglietto da 1,50 euro per 100 minuti. Oppure il biglietto da 2,60 euro vale l'intera giornata e quindi sono a tempo. I biglietti invece di corsa semplice sono il biglietto da 1,20 euro oppure il biglietto di andata e ritorno 1,70 euro. Allora, in questo caso cambia la modalità, diciamo, di obliterazione, ecco, per capirci, usiamo la parola obliterazione che è più chiara. Nel caso del biglietto a tempo, io devo, una volta devo, vado sull'applicativo, devo aver acquistato, la prima operazione che devo fare è acquistare questo biglietto, quindi quando vado all'edicola, i soldi ce l'ho, li ho messi nei portafogli, acquisto il biglietto, quindi prima di salire a bordo acquisto il biglietto, quindi c'è una funzione abbastanza facile, acquisto il biglietto. Prima di salire a bordo del mezzo, e questo è importante, nel caso del biglietto a tempo è bene farlo prima, no? Prima di salire io devo averlo vidimato, quindi vedo il veicolo che passa, c'è una funzione di attivazione, noi la chiamiamo attivazione. Prima di salire a bordo premo il tasto e l'attivo, quindi lo preparo, vedo il veicolo, l'attivo. Da quel momento scatta il tempo. Perché è importante farlo? Perché se no noi non vorremmo che entrassimo nella logica, no, che fanno molti cittadini, no, che poi vengono multati e ci chiedono ma mi hanno fatto la multa. Che cosa succede? Che cosa fanno loro? Fanno la stessa funzione che potrebbero fare col telefonino, ma col telefonino vedrete che poi non è più fattibile. Comprano un biglietto, se lo mettono in tasca, e vi posso garantire che quello viene a Messina, l'ho visto anche a Torino, non so, in altre città, si prendono un bellissimo biglietto, no, da 1,20 di corsa semplice, no, e se lo tengono in tasca. Aspettano che arrivi il controllone e introducono il biglietto nell'obliteratrice. Io l'ho mai fatto. Con l'app non si può più fare, perché c'è una funzione che prevede che la funzione vede da quanto tempo tu l'hai obliterato, e se tu hai fatto un minuto prima, due minuti prima, adesso non so qual è la soglia, il biglietto viene, nel biglietto è in rosso, cioè qui non è valido, cioè quindi il controllore si accorge che tu l'hai fatto appena è salito lui, perché lui sa quando è salito, quindi il controllore dice ma guarda che l'ho fatto, e no, perché il biglietto è rosso, quindi non è valido. Ma abbiamo detto che devi farlo prima, ecco, quindi questa è la cosa che dovete, per cortesia, spiegare bene ai cittadini, che non facciano i furbi, perché qui non facciano i furbi, per favore, per il biglietto a tempo, attenzione. Sì, devi attivarlo prima, abbia pazienza.